Oggi Career Day, una giornata che include sia la consegna, l'attribuzione dei prestigiosi capolavori d'Ateneo agli studenti che dal passato diventano il presente di oggi e qua invece alla Sala del Trono gli studenti che oggi sono il presente ma che pensano al loro futuro. Insomma, veramente un percorso completo per l'università. Volevo prima di tutto ricordare che questa è la seconda edizione del 2023. L'altra si è tenuta a maggio, sempre qui anche a Palazzo Ducale. Con queste due iniziative e soprattutto la loro partecipazione sia da parte del mondo delle imprese che da parte dei nostri laureati o laureandi dimostra una vivacità e una capacità anche da parte del settore produttivo di cogliere le occasioni di assumere dei profili maturi per entrare nel mondo del lavoro e questo mi fa molto piacere. E poi ecco, c'è stata questa consegna dei diplomi agli studenti capolavoro, uno per ogni dipartimento, e sono dei testimonial, sono lo strumento più efficace per far capire ai nostri studenti che anche ad Urbino, grazie al loro impegno e al nostro impegno, all'impegno degli studenti e al nostro impegno si possono raggiungere, non ci sono limiti per raggiungere i propri sogni, almeno dal punto di vista professionale. Il mio percorso scolastico è stato veramente eccellente e soprattutto lo rifarei sin da adesso. Quello che posso trasmettere agli studenti che ho quotidianamente è la grande passione, il grande senso di curiosità e la ricerca incessante che deve sempre accompagnare, perché siamo tutti continuamente in formazione. Il dottor Filippo Sanchini, notaio, a lui chiediamo: è possibile portare innovazione in un mestiere che viene considerato un mestiere antichissimo e ormai molto 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 consolidato come quello del notaio? Ma guardi, in realtà sì, assolutamente. Le parlo anche da referente dell'informatica del distretto notariale di Pesaro Urbino. Oggi il notariato è molto attivo in questo senso. Pensate per esempio che oggi è possibile costituire SRL, società responsabilità limitate, online, quindi non in presenza, con le parti non in presenza. È possibile fare verbali di società a distanza, quindi direttamente videocollegati con le parti videoconferenza, e quindi il notariato si sta molto attivando in questo senso. Con Luca Montini, che apparentemente è incaricato semplicemente di promuovere un city brand. Promuovere un city brand potrebbe essere come promuovere un qualunque marchio, ma in realtà è anche da lui attesa l'idea dello sviluppare questa competitività del territorio, per cui prima bisogna svilupparlo e poi bisogna promuoverlo. Un compito non facile, soprattutto a Pesaro. Un compito non facile, soprattutto a Pesaro, ma Pesaro in realtà è un city brand molto forte, molto significativo, anche grazie alla nomina città creativa UNESCO della musica ottenuta nel 2017 e quest'ultima grande sfida che ci attende di Pesaro 2024, capitale della cultura. Rocco Perrotta, responsabile della performance dell'Empoli Calcio. La performance vuol dire mettere comunque in gioco una squadra e fare in modo che questa squadra performi al meglio per il pubblico, per cui da una parte si lavora sugli atleti, sui calciatori, e dall'altra si pensa al pubblico. È un ruolo importante, non è solo un ruolo legato all'aspetto atletico, è un ruolo quasi sociale. L'allenare nel calcio è una cosa seria, una cosa appunto che abbiamo la responsabilità nei confronti di giovani atleti e del pubblico pagante di dare loro i mezzi per poter performare nel modo migliore e per avere poi al tempo stesso una sorta di ritorno nei confronti del pubblico che è pronto lì a sostenere e a pagare per poter vedere appunto gli atleti performare.